generali di governo. Grazie Presidente. Abbiamo fatto un minuto di cordoglio per le vittime che ci sono state recentemente sulla strada statale romana. Mi ha fatto profondamente piacere vedere quello striscione là a me. Perché mi impegnerò urgentemente affinché possano essere portate nel territorio di Chioggia le risorse che il ministro Dell'Rio aveva promesso che sarebbero arrivate nel nostro territorio per la messa in sicurezza della Romagna. È inaccettabile avere ulteriori spargimenti di sangue di una strada che è già tristemente nota con il primato di viabilità mortale. Mi impegnerò per andare personalmente al ministro Dell'Rio, spero di poter essere anche sostenuto dalla delega all'unanimità da parte del Consiglio, così come ci eravamo impegnati a sottoscrivere in campagna elettorale un documento unanime. Spero di poter davvero ottenere un beneplacito da parte di tutto il Consiglio Comunale per velocizzare un tema sentito e doveroso da parte dei cittadini. Se vogliono unirsi anche i coordinatori e il coordinamento per questa mia missione, ben vengano anche loro, credo siano chiamati in causa in modo attivo in questa richiesta che la cittadinanza fa da molto tempo a questa parte. Ora lasciatemi fare per primo un ringraziamento a mia moglie Sara per tutto il sostegno che mi ha dato. Ringrazio tutti i cittadini per la fiducia che mi hanno dato, che è sintomo di un onesto e buon lavoro svolto negli anni precedenti dal movimento nel territorio di Chioggia. Sono nuovo come persona pubblica, anche se da anni a contatto dell'amministrazione comunale per il lavoro che svolgevo. Mi prefiggo di iniziare con piccole problematiche, che sono molte sentite dalla cittadinanza, ma con l'obiettivo di creare le condizioni per scelte infrastrutturali a lungo termine che migliorino la qualità della vita dei cittadini. L'impegno iniziale sarà quello di coinvolgere i cittadini nelle scelte amministrative per riavvicinare i cittadini alla sana politica e per ripristinare quell'indispensabile rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Il Movimento 5 Stelle ha le mani libere, per questo ci differenzierà dalle precedenti amministrazioni che sono state ingessate per molto tempo. Vorremmo creare uno spirito collaborativo, critico, anche severo, ma costruttivo con le opposizioni e non improntato ai soliti scontri strumentali del partito preso che spesso hanno danneggiato la città in tutti questi anni. Una sfida difficile ed importante, saremo a fianco dei cittadini e con i cittadini. L'eredità degli ultimi anni di queste amministrazioni sono pesanti. Lunghi periodi di immobilismo o di scelte sbagliate che hanno avuto conseguenze importanti. Non sarà facile la mole di lavoro da affrontare, è enorme ed è condizionata da scelte strategiche importantissime, compresse in tempi ristretti, ma siamo pronti e sicuri delle nostre scelte. La squadra di giunta è composta da persone competenti e slegate dalle logiche di spartizioni di poltrone. Abbiamo scelto persone neofite della politica caratterizzate da conoscenze di vari settori, anche se esterne alla lista conoscono bene il Movimento 5 Stelle. Chi non proviene da Chioggia conosce e ama comunque il territorio e la nostra località. La prima seduta di giunta è stata anticipata di 2 giorni proprio per consentire il regolare svolgimento di alcune attività della stagione estiva, come la sacca del pesce e il servizio balneare di salvataggio. Vi leggo alcuni dei principi chiave del nostro programma. Controllare il bilancio e il funzionamento della macchina comunale, effettuare gli opportuni aggiustamenti,
premiare la meritocrazia. Potenziamento dell'ufficio bandi per il reperimento di finanziamenti per attività produttive, scuola, turismo ed interventi diretti del comune. Economia e impresa, possibilità di introdurre agevolazioni fiscali su imposte comunali per le imprese nei primi anni di attività. E sviluppare la creatività cittadina, sottomarina e rondolo il parco degli orti. Con riguardo alle stazioni, e in particolare progettando una viabilità interna alternativa alla Romea per l'area sud, collegata al nuovo ponte su Trenta. Programma per un miglioramento delle strutture scolastiche e sportive, attingendo i fondi regionali europei di intrattenimento per i giovani. Puntare sul miglioramento della qualità scolastica. Agevolazioni da fondi bloccati delle leggi speciali per giovani coppie che acquistano e ristrutturano casa nei centri storici. Turismo e cultura, possibilità di prolungare la stagione balneare attraverso stagione turistica, attraverso un'offerta diversificata con concerti, teatro, congressualità, sport, mostre d'arte. Istituire un ufficio comunale apposito per i rapporti di controllo delle società partecipate. Parcheggi scambiatori e riduzione dei mezzi motorizzati in centro storico a Chioggia. Rivalutazione delle strutture comunali utilizzate, miglioramento di zone verdi e arredo urbano. La variante parare il nuovo PAT ecosostenibile. Ecco, questi erano alcuni punti del nostro programma. Concludo chiedendovi di far iniziare questa nostra nuova avventura con un bel sorriso da parte vostra, sintomo che l'aria è cambiata. Grazie. Bravo.